al commissariato. Ah, proprio con lei volevamo parlare. Avanti, l'ispettore vuole vederla. È qui, ispettore. Grazie, Enfris. Ebbene, buon uomo, mi sa che ci deve una spiegazione. Chi è lei? Sherlock Holmes, detective. Come? Signor Holmes, potrebbe spiegarmi dove ha trovato i gioielli rubati e cosa ci fa qui con quel travestimento? Le avevo detto di non mettere più piede a Whitechapel. Mi era sembrato solo un consiglio, ispettore. Ad ogni modo, immagino di averle fatto risparmiare settimane di lavoro portandole questi gioielli. Se vuole sapere come li ho trovati, le... Ora basta, Holmes. Le avevo detto di non immischiarsi nel caso di Whitechapel. Inoltre, siamo ormai prossimi alla risoluzione del caso. Mi congratulo con lei, ispettore. Ad ogni modo, non dimenticate di indagare su un certo dottore. Ascolti, Holmes. Sono stufo delle sue stravaganze. Non intendo permetterle di coprirci di ridicolo ancora una volta. Da oggi stesso le impedisco di farsi vedere a Whitechapel per indagare sul caso di Jack lo Squartatore. Intesi? Ne terrò conto, ispettore. A proposito, bell'appellativo per un assassino. L'agenzia stampa ci ha recapitato una lettera dell'assassino di Whitechapel firmata con quello pseudonimo. Come vede, siamo molto vicini alla risoluzione del caso. Mi raccomando, Holmes, non parli di questo con nessuno. Sarò una tomba, ispettore. Ma solo se mi farà dare un'occhiata alla lettera. D'accordo. Grazie, ispettore. Quant'è ingenuo, mio caro Eberlein. Davvero crede che abbandonerò il caso? È giunta l'ora di cercare Bulling, il vero autore della lettera firmata da Jack lo Squartatore. Sono sicuro che sarà disposto ad ascoltarmi, oltre che a ritirare le sue accuse contro Squibby. Non credo voglia correre il rischio di essere denunciato alla polizia. Vediamo. Se io fossi Bulling, dove sarei a quest'ora di notte? Holmes, ho ricevuto il suo messaggio ed eccomi qui. Bene, Watson. Ho bisogno che stia allerta. Se dovessi incontrare Bluto, Dio solo sa cosa potrebbe farmi. Se sente anche il minimo rumore, chiami la polizia. Buonasera, signor Bulling. Ci conosciamo? No. Ma ho delle informazioni che potrebbero interessarle. Ah, sì? Ed hanno a che fare con l'assassino di Whitechapel? Proprio così. Pare che un impostore abbia mandato una lettera alla polizia. La missiva, scritta con un appariscente colore rosso, è firmata da un tale Jack lo Squartatore. Come? Bel nome, non le pare? Mi chiedo se l'autore della lettera si sia ispirato alla storia più popolare di Londra. A proposito, amico... Le sue dita sono sporche di inchiostro rosso. Cosa vuole da me? Le dice qualcosa il nome Squibby? Perché voglio che smetta di minacciarlo. Squibby? Avevo già dimenticato quel ruffiano. Gli ho dato ciò che merita l'ultima volta che ci siamo visti. E già che c'è, smetta di confondere la polizia con le sue lettere. Guardi, non so di cosa stia parlando. Io non ho nulla da nascondere. E adesso, se non le dispiace, ho del lavoro da svolgere. Arrivederci, Jack. Dannato! Al commissariato, Watson. Credo che Squibby alla fine acconsentirà a parlarci di Tumblety. Squibby, l'hanno rilasciata. Shh! Sono venuto a vedere Bluto. Ha parlato col giornalista? Sì, non ha più nulla da temere. Ora mi racconti ciò che sai di Tumblety. D'accordo, ma sarò breve. Una notte andai a cercare Bluto nel suo nascondiglio, una vecchia casa dietro una pensione. Al mio arrivo mi resi conto che anche un altro uomo stava cercando Bluto e si trattava proprio del dottore Yankee. Nel giro di qualche minuto il tipo mi aveva già proposto un affare, invitandomi nella sua camera per discutere la questione. Dopo un paio di bicchieri di whisky, il dottore mi mostrò il contenuto di un grande baule. Santo Dio! Per poco non vomito. C'erano pezzi di carne umana in barattoli di vetro.
Organi di donna, mi sussurrò all'orecchio. Cominciò a maledire i ricchi e a dire le più terribili blasfemie. Quando, quasi senza rendermene conto, appoggiò la sua schifosa mano sulla mia gamba. Dopo essermelo tolto di dosso, fuggì da quello squallido rifugio. L'unica volta che l'ho rivisto, continuava a insistere sul fare affari con me. Sa dove posso trovarlo? Se non è nella pensione, non ne ho idea. Grazie per le informazioni, amico. Prenda un po' di soldi per lasciare Londra. Sono un uomo di parola. È stato un piacere fare affari con lei. Lipski! Watson, è tempo di ascoltare il dottor Tumblety. Crede che potrebbe essere l'assassino? L'assassino estirpò gli organi di alcune delle sue vittime e il dottor Tumblety pare che collezioni questi stessi organi. Il nostro obiettivo è verificare se si tratta di una semplice coincidenza o no. Finalmente mi porta le chiavi. Ah, signor Holmes, dottor Watson, buonasera, signori. Salve, Finlay. Uno dei suoi inquilini è andato via senza restituire le chiavi? Sì, il dottor Tumblety, il tipo di cui vi ho parlato. Poco dopo della sua ultima visita, è venuta la polizia a chiedere di lui. Poi è arrivato il dottore e si è diretto verso la sua stanza in tutta fretta. Quella stessa notte, dopo aver sentito un colpo, ho sentito il dottore scendere le scale. È andato via portando con sé quasi tutte le sue cose, comprese le chiavi. La sua camera è ancora aperta, nel caso vogliate dare un'occhiata. Non calpesti qui, Watson. Non ho ancora analizzato quelle impronte. Non sono mica un novellino, Holmes. Finalmente! Usa la lente. Pensavo l'avessi dimenticata. Non rinuncerei mai ai vecchi metodi, Watson. Piede destro non molto marcato. L'uomo stava correndo. Un 46, direi. Cosa stiamo facendo, Holmes? Che ne pensa, Holmes? Ho bisogno di altre informazioni. Finalmente! Usa la lente! Non rinuncerei mai. Piede destro non... A giudicare dall'odore e dalla consistenza, direi che queste gocce sono di formalina. Queste sono le impronte di un uomo che, dopo aver calpestato una pozza di formalina, è uscito dalla camera correndo. Ora possiamo entrare? Sembra che il dottor Tumblety abbia un debole per gli uomini. Ciò spiega il suo comportamento con Squibby. Dunque il dottore è armato. Buono a sapersi. Se questa lettera è del dottore, sicuramente sarà un veterano della guerra di secessione. Interessante. Questo enorme baule deve essere una specie di guardaroba. Strano chiavistello. Sembrano i nomi di alcune battaglie della guerra di secessione nordamericana. E cosa significano le uniformi e le bandiere? Vediamo. 5 combinazioni da 6 cifre ciascuna.
elementare. Holmes, ma è un orrore! Quelli sono organi umani! Saprebbe dirmi di quali organi si tratta, Watson? Sembrano organi dell'apparato riproduttivo femminile. Questi campioni sono recenti? No, Holmes. A giudicare dal colore direi che risalgono a mesi fa, se non anni. Torniamo a Baker Street.